Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che è dedicato a un grandissimo artista italiano che io stimo tantissimo, che ha una voce meravigliosa, che avrei, l'ho detto tante volte, se fossi nato nell'epoca sarei voluto essere lui e sto parlando di Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, ne parlo in questo spin-off, una piccola serie dove parlerò di lui perché è vincitore del Cantagiro del 67. E come sapete io parlo del Cantagiro del 67 e quindi racconta anche la storia di chi il Cantagiro lo vince e in questo caso lo vince Massimo Ranieri che ha una storia lunghissima. Io ho visto, ho stilato un po', diciamo una base, dovrebbe essere sulle 5 puntate di Massimo Ranieri, dovrebbe essere 5 puntate circa, dove vi racconterò tutta la storia di Massimo Ranieri e spero che vi piaccia come le storie precedenti di questi grandi artisti che vincono il Cantagiro. Vi ricordo che la storia del Cantagiro di cui sto parlando in questo periodo la trovate nel mio canale all'interno di una playlist che si intitola proprio così. Troverete all'interno anche tutti gli spin-off dedicati a chi vince il Cantagiro. Questi spin-off li troverete però anche nella playlist dedicata proprio alla storia dei cantanti e dei musicisti. Siete pronti? Preparatevi! Oggi inizia la storia bellissima di Massimo Ranieri. Quindi buona visione. Benvenuti sul mio canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, in realtà non lo sapevo, si chiama Giovanni Calone, non c'entra proprio niente col suo nome d'arte. È nato a Napoli il 3 maggio del 51. È un cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale italiano, attore di teatro, cantante di musica leggera e showman e si è dedicato occasionalmente anche al cinema come attore e doppiatore. Che poi occasionalmente, io ho visto l'elenco dei film che ha fatto Ranieri, alla faccia dell'occasionalmente, ne ha veramente una roba. Un elenco illustre, enorme, veramente. Comunque si è dedicato anche alla danza, eh? Infatti balla benissimo quest'uomo. Con più di 14 milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che ha venduto di più nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album, in cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte. E ha fatto 36 singoli, perciò non sarebbero neanche tantissimi, eh? Diciamo, come discografia l'ha abbastanza normale, ma perché la sua attività è fatta di tante cose e adesso lo scoprirete, eh? Quinto degli 8 figli di Giuseppina Amabile e Umberto Calone, Massimo Ranieri, Giovanni Calone, cresce nel pallonetto di Santa Lucia. Sarebbe la zona dell'elegante quartiere napoletano di San Ferdinando. Vive in un piccolo appartamento al quinto piano di un vecchio stabile e fin da piccolo svolge vari lavori. Fa il garzone di panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, il commesso, il barista, l'intrattenitore nelle cerimonie. Tutto questo lo fa tra l'1 e i 15 anni alla fine, perché diventa famoso talmente da giovane che faceva tutte queste cose proprio alla faccia del lavoro minorile, ma in realtà insomma erano altri anni. Si racconta che da bambino fu invitato a cantare per i turisti e non essendo d'accordo fu portato su uno scoglio. Ma pensa, non sapendo nuotare, si arrese alla fine e cantò, ottenendo il consenso del pubblico presente. Si vergognava, povero Massimo. A tale proposito racconta: la mia voce piaceva e ben presto finì a cantare in un bar in cui mi esibivo per i clienti. E questo è l'inizio della storia di Massimo Ranieri. E poi arrivano gli anni 60. Nel 1964, proprio in un bar, viene notato da Gianni Aterrano, il quale comprende da subito le grandi potenzialità canore di Massimo Ranieri. A tale riguardo, Ranieri racconta: un discografico mi notò, mi propose di incidere un disco, mi offrì un anticipo di 200.000 lire. Nessuno in famiglia aveva mai visto una cifra così alta, e quindi, grazie a Aterrano, divengo in breve tempo la spalla di Sergio Bruni e parte tredicenne per un tour negli Stati Uniti. E si chiamerà Gianni Rock, per questo tour, non Ranieri.
salendo per la prima volta su un palco all'Academy di Brooklyn. Incide poi i suoi primi 45 giri per la Zeus, un'etichetta di Espedito Barrucci, con lo stesso Aterrano come direttore artistico, e nel 64 partecipa al Festival di Pesaro. Tali successi gli consentono di aiutare sua sorella a sposarsi e a mettere anche su famiglia. Bravo. Il 66 è l'anno della svolta, perché il pianista Enrico Polito gli propone un contratto con la CGD, grazie al quale esordisce a 15 anni con il nome d'arte di Ranieri. E voi direte, come è stato scelto? È stato scelto in quanto assimilabile al principe Ranieri di Monaco, no? Ma pensa, volevano un cognome famoso, a cui viene aggiunto poi Massimo, così almeno così diventa ancora più aristocratico, Massimo Ranieri. Lo stesso anno partecipa alla trasmissione televisiva Canzonissima, che in quell'edizione si chiama in realtà Scala Reale, l'abbiamo già raccontato nella storia di Canzonissima, e ottiene un buon successo con una versione del classico L'amore è una cosa meravigliosa. Nel 67 Massimo Ranieri vince anche il Cantagiro nel girone B, dedicata alle giovani proposte. La canzone che appunto canta in quell'occasione si intitola Pietà per chi ti ama. Non ti ricordi quando il sole tramontava insieme a noi, Teresa? Nel 1968 Massimo Ranieri ha 17 anni e partecipa al Festival di Sanremo. La canzone si intitola Da bambino e lo fa in coppia con i Giganti. Poi ritorna al Cantagiro e lo fa con Preghiera per lei. Sempre nello stesso anno incide La magnifica Rose Rosse, canzone che inizialmente passa quasi inosservata ed è incredibile, e poi otterrà un grande successo l'anno dopo. Pensate, l'anno dopo, ci è voluto un anno per far successo a questa canzone, impossibile. Nel 69 Massimo Ranieri si ripresenta a Sanremo una volta ancora, lo fa con una cosa bellissima di Orietta Berti, perché era in coppia con Orietta Berti. La canzone si intitola Quando l'amore diventa poesia, che è un'opera d'arte della musica italiana, e lo sappiamo, no? E poi fa di nuovo il Cantagiro, e al Cantagiro propone di nuovo Rose Rosse, e finalmente Rose Rosse fa successo, perché la ripropone nuovamente, questa volta non ce n'è per nessuno, Viene pubblicata per la CGD. Come lato B ci sarà Il mio amore resta sempre Teresa, e che rimane per 13 settimane in classifica questo disco, giungendo al secondo posto fra i dischi più venduti nel 69. Della canzone viene fatta una versione in lingua spagnola che raggiunge la Spagna, l'America del Sud, anche addirittura il Giappone. Nell'edizione di Canzonissima del 69 Massimo Ranieri partecipa con Rose Rosse e con O Sole Mio. Arriva terzo, in realtà, con Se bruciasse la città, che sarebbe praticamente l'inedito che appunto lancia in fondo, no? In quel periodo ha inizio quindi il suo sodalizio artistico col compositore Totò Savio, e a gennaio del 70 esce il suo primo album, che si intitola Massimo Ranieri. Massimo Ranieri degli anni 60. Massimo Ranieri degli anni 60, c'è anche da raccontare un aneddoto che invece riguarda la mia famiglia, perché mia madre me lo racconta continuamente, che a Viareggio incontrò Massimo Ranieri, ma non si accorse mai. Lei poi era molto appassionata di musica, da qualcuno avrò preso, voglio dire, no? Tutti e due i miei genitori, a dire la verità. E lei, quindi, da ragazza giovane dell'epoca, amava tantissimo Massimo Ranieri, questa nuova proposta, molto carino, bravissimo, no? Era diventato l'idolo delle ragazzine. Mia madre però era una ragazzina già mamma, e quindi aveva me all'interno di una carrozzina e doveva attraversare la strada. Me l'ha raccontato un sacco di volte. Quindi nell'attraversare la strada, finalmente, quando può, sulle strisce, attraversa la strada e sulle strisce incrocia questo ragazzo che attraversava dalla parte opposta. Lei non è sicura e quindi va oltre. Quando arriva dall'altra parte si rende conto che ha attraversato la strada insieme a Massimo Ranieri, quindi si gira per vedere che se era davvero lui. Lui si gira dall'altra parte e lei fa un gesto tipo quello che si picchi nella testa, no? Si picchi nella testa e dice: che sbadata, non ho visto che era Massimo Ranieri. E lui dall'altra parte che si mette a ridere, perché dice: oh, non mi ha riconosciuto. Insomma, questo è, diciamo, un incontro in Versilia di mia madre con me nella carrozzina. Massimo Ranieri, era il 1968, va bene, ok, questo è accaduto nel 68, sono sicuro di questo. Allora, dunque, questa era la storia di Massimo Ranieri negli anni 60, che vi ho voluto raccontare perché è spin-off della serie che vi sto raccontando, del Cantagiro,
Quindi assolutamente una serie, miniserie dedicata a Ranieri che continuerà. Questa era la prima puntata, vi racconterò tutte le fasi di Massimo Ranieri col passare del tempo, tutte le sue epoche. Anche lui ha tante cose da raccontare e sicuramente appunto ve le racconterò nel corso di questa storia. Bene, se vi piace l'argomento della storia dei cantanti, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che ne parla e sarebbe la storia dei cantanti e dei musicisti. E poi, se insomma amate tantissimo vedere anche la storia del Cantagiro, che è l'argomento di quest'estate, trovate anche la playlist della storia del Cantagiro all'interno del mio canale e dentro ci saranno tutti gli spin-off dedicati ai cantanti che lo vincono. Quindi io, insomma, se volete passare, come ho già detto in un altro vlog, le ore più calde dell'estate a vedere qualcosa che vi può interessare, andate a vedere tutti questi vlog, vai, così faccio le visualizzazioni. Va bene, perfetto. Allora, io chiaramente mi fa piacere se vi iscrivete al canale, attivate la campanella e vi aspetto chiaramente la prossima volta. Ciao, Dale.